Osservate questi affreschi di scuola leonardesca all'interno del convento dell'Annunciata vicino Milano. Queste opere rappresentano una delle più antiche tradizioni italiane, l'arte del raccontare storie e di stupire decorando i muri. Dal Rinascimento ad oggi lo spirito italiano ha saputo preservare una cultura diffusa, fatta di invenzione e sperimentazione, una cultura artigianale capace di trasformare le materie prime in opere senza tempo. Da sapienti miscele di materia e colore, un'azienda italiana leader nel mercato dei decorativi, Nova Color, crea prodotti dalle suggestioni uniche e di una bellezza essenziale. Il tratto distintivo di uno stile unico al mondo, quello italiano. La linea Mineral Finishes comprende una gamma di finiture minerali per la decorazione di superfici interne ed esterne. Marmor fine e medio sono intonachini a base calce, a grana fine o media, che consentono di ottenere aspetti estetici nuvolati, dai colori morbidi e vibranti. Grazie alla loro versatilità è possibile realizzare texture diverse in funzione della tecnica applicativa utilizzata. Effetto Stone. Preparare la superficie con uno strato di Nova Primer fissativo acrilico pigmentato all'acqua con farina di quarzo. Applicare uno strato di marmur medio con una spatola inox a rasare. Attendere la completa essiccazione ed applicare un secondo strato di marmur medio. Stendere una piccola quantità di prodotto e, quando inizia ad asciugare, graffiare la superficie con spatola triangolare. Prima che asciughi completamente, lisciare la superficie con spatola inox. Tempo di essiccazione, circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento e alle condizioni ambientali. Effetto Moon. Preparare la superficie con uno strato di Nova Primer fissativo acrilico pigmentato all'acqua con farina di quarzo. Applicare uno strato di marmur medio con spatola inox a rasare. Attendere la completa essiccazione ed applicare un secondo strato di marmur medio. Quando inizia ad asciugare, lavorare la superficie con frattazzo per effetti shantung e tartan, per creare delle venature.
prima che essicchi completamente, lisciare la superficie con spatola inox per ottenere un aspetto disomogeneo. A completa essiccazione, applicare con frattone in spugna uno strato di antiche patine fase silossanica, diluita uno a uno con acqua. Per enfatizzare maggiormente le venature, è possibile applicare un secondo strato di antiche patine fase silossanica con frattone in spugna e pennello City Vision. Tempo di essiccazione, circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento e alle condizioni ambientali. Effetto marmorino. Preparare la superficie con uno strato di Nova Primer fissativo acrilico pigmentato all'acqua con farina di quarzo. Applicare uno strato di marmur fine con spatola inox a rasare. Attendere la completa essiccazione ed applicare un secondo strato di marmur fine seguendo le modalità precedentemente descritte. Prima che asciughi completamente, ripassare la superficie con spatola inox per compattare e lisciare. Tempo di essiccazione, circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento e alle condizioni ambientali. Effetto semente. Preparare la superficie con uno strato di Nova Primer fissativo acrilico pigmentato all'acqua con farina di quarzo. Applicare uno strato di marmur fine con spatola inox a rasare. Attendere la completa essiccazione ed applicare un secondo strato di marmur fine graffiando la superficie con spatola triangolare. Quando il prodotto inizia ad asciugare, lavorare la superficie con spatola inox piatta, compiendo movimenti circolari. Schiacciare poi la superficie sempre con spatola inox. A completa essiccazione, applicare con frattone in spugna uno o più strati di antiche patine fase silossanica diluita uno a uno con acqua. Tempo di essiccazione, circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento e alle condizioni ambientali.